Senza Fornero, economista, insegna all'Università di Torino. Benvenuto Vittorio Sgarbi, critico d'arte, saggista, politico, in libreria con Leonardo, il genio dell'imperfezione, un po' il fenomeno di questo periodo, la nave di Teseo. Allora, guardate questa foto, la foto della citofonata di Matteo Salvini. È stato un po' l'esempio, diciamo, uno dei momenti clou di questa campagna elettorale. Oggi Facebook ha deciso addirittura di togliere il video. Professoressa, che impressione le ha fatto? È un'impressione dolorosa. Ricordo benissimo quando lui ha organizzato una, chiamiamola, spedizione squadrista. So che non gli piace, ma questo è il termine, a San Carlo Canavese, il mio paese natio, dove è andato a fare una delle sue bravate. Ora, questo ha rinnovato in me il dolore che io provai in quella e in un'altra occasione analoga, e mi sono domandata se lui comprende quello che sta facendo. E la risposta che mi sono data è che no, forse non capisce, perché non ha un sufficiente senso delle istituzioni. Perché? Cosa ci sarebbe di così grave, professoressa? Cosa c'è di così grave? Perché non si va a casa di una persona a suonare, a dire lei spaccia, se anche lui aveva avuto un'indicazione ed era suo dovere prendere seriamente questa indicazione che veniva da una madre di famiglia a cui era morto il figlio per consumo di droga. Bene, lui doveva andare dai carabinieri, dalla polizia e dire: io voglio segnalarvi questo episodio, questa denuncia tra virgolette di una madre, perché voi facciate gli accertamenti. Questo è quello che si fa in un paese civile, non si va a suonare. E quello che devo dire, aggiunto in me dolore, è anche il fatto che c'erano molte persone vicino a lui, ma nessuno gli ha detto: ma scusi, ma lei sa cosa sta facendo? Si rende conto? Vittorio Sgarbi, io non credo. Cosa ne pensa? Penso con altrettanta serietà esattamente l'opposto, ma non tanto perché il gesto di per sé non possa essere anche giudicato inopportuno, ma perché ci sono tradizioni straordinarie di illegalità della politica in nome di diritti legati a persone mortificate, come può essere una madre con un figlio drogato. Mi riferisco a Rocco Scotellaro, a Danilo Dolci, che sono stati processati per infrazioni. Ne parlavo prima con l'educatissimo Epifani. C'è un mondo politico che non lo farebbe, ma Salvini, che è un giovane, ha preso l'esempio da voi, dalla televisione, dalle tante Iene, Strisce le Notizie, persone che vengono mandate a suonare il campanello e sopra c'è qualcuno che magari ha un parito arrestato. E questa cosa degli arresti è molto più grave. Sono state arrestate 340 persone in Calabria dal signor Gratteri, è stato cacciato Lupacchini che l'aveva detto, 90 sono state liberate. Ora, quando la mattina suona il campanello una autorizzata autorità, la quale dice ti arresto e poi tu sei innocente, mi pare molto più grave. Quindi non possiamo scandalizzarci di un gesto televisivo, di effetto teatrale, forse infantile, certo non squadrista, perché c'è molto più squadrismo in quanti arrestano persone innocenti, e penso a Calogero Mannino, che dopo 20 anni è stato, penso al signor Quattrone, a quanti sono stati arrestati alla mattina da poliziotti mandati da magistrati fascisti che hanno arrestato persone innocenti. Quella è violenza vera, non andare a suonare al campanello per vedere se c'è dentro qualcuno che spaccia. Professoressa Elsa Fornero, prego. Anche educato, no, talvolta suono il campanello e mi aprono e vado a vedere i quadri di persone che hanno quadri in casa e sono contenti di ricevermi. Chissà perché non li hanno aperto. Potevano aprire. Fornero. Suonare un campanello è un diritto. Professoressa Elsa Fornero. Guardi, Vittorio Sgarbi, non mi pare un diritto, e non mi pare che, se anche ci sono stati abusi in passato, e posso anche condividerlo, sia motivo per una persona che in particolare è stato ministro degli interni fare campagna elettorale in quel modo. Allora, c'è un qualcosa che si chiama rispetto delle istituzioni e rispetto delle persone.
se una persona fa la sua vita tranquillamente, non deve un ex ministro dell'interno suonare il campanello e chiedere scusi, lei è uno spacciatore. A me sembra un gesto di inaudita gravità. Ci aggiunge questo non anche toglie che ce ne siano altri. Ci sono persone che dicono il caso è ancora più grave perché lui segnala ad alta voce, questa è una famiglia tunisina. Questo cambia lo scenario, lo peggiora. Prego, professoressa, poi Vittorio Sgarbi. Sicuramente lo peggiora, ma sta nel personaggio. Il personaggio che continua a dire di preferire gli italiani, di ispirarsi a valori cattolici esibiti in una maniera che qualunque cattolico non può non trovare fastidiosa. A me sembra francamente tutto sbagliato, ma sembra sbagliato in modo particolare che venga da una persona che, ripeto, ha ricoperto una carica importante e si candida a governare il paese. Vittorio Sgarbi, però non mi stia al telefonino, che sennò si distrae. Vittorio Sgarbi, prego. Stavo semplicemente. Cercavo di verificare gli atti analoghi che vanno registrati al di là delle buone educazioni di Danilo Dolci. Appena ci spostiamo a sinistra, vediamo che quegli atti sono atti che hanno una legittimità, che è denunciare un crimine attraverso un atto in cui il politico non sta dietro con la protezione della polizia, va in prima fila, è propaganda, è teatro, ma non è illecito, altrimenti basterebbe eliminare, come fanno i ricchi, i nomi dai campanelli. Quando c'è un campanello, quel campanello si può suonare e uno può aprire come hanno fatto. Allora, e il potere chiuso della politica, non si può dice Sgarbi, in termini di buona educazione e di politica quello che è un gesto voluto, teatrale e legittimo. Perché se c'è un criminale che violenta sua figlia, lei è la prima a cercare di impedirglielo. E lì c'era una madre che denunciava un crimine che qualcuno ha patito, poi si sarà sbagliato. Posso giudicare di per sé la cosa non elegante, ma non la giudicherei né una forma di squadrismo, né una forma illecita per un politico. Il politico caso deve stare in prima fila, in trincea. Quando il Grillo ha inventato il suo partito, ha chiamato veronesi cancronesi. E non mi risulta che nessuno si sia scandalizzato per questo. Cancronesi. Immagino quindi ci sia. Usare armi che sono sotto la pancia. Allora, immagino che diciamo entrambi concordate sul potere della politica. L'unico punto è che mentre Veronesi o Danilo Dolci, il sociologo che girava per i quartieri della periferia, insistevano su degli elementi politici, qua è un cittadino che probabilmente magari votava persino Salvini, chi lo va a sapere. Il punto che pongo a entrambi è: quando il caso anche di Bibbiano, che è stato segnalato come secondo punto importante della campagna elettorale, quando il caso di Bibbiano viene portato, abbiamo l'altra foto e vedete giù le mani dai bambini. Allora qua, professoressa Fornero e Vittorio Sgarbi, è stato portato alla luce un caso importante della politica o è stato utilizzato un caso drammatico per fare politica? Professoressa Fornero e poi Vittorio Sgarbi. Io non giudico la legittimità di questi comportamenti, giudico l'inappropriatezza. Considero che si tratta di bassissima politica e quindi io credo che abbiano ragione coloro che oggi, e sono per fortuna in tanti, chiedono alla politica di abbassare i toni e di elevare invece il contenuto del dibattito. Io credo che non solo questo sia legittimo da parte dei cittadini, ma sia doveroso, perché questi spettacoli che ogni volta comportano che si raggiunga un livello un po' più basso sono francamente esasperanti. Vittorio e non Sgarbi servono a nessuno se non a creare un clima negativo. E lo stesso giudizio vale su Bibbiano. È del tutto inappropriato quello che è stato fatto. Vittorio Sgarbi. Il tema è un tema di linguaggio, perché quello che dice la professoressa Fornero si può condividere in un Parlamento
in cui c'erano De Gasperi o Moro. Già da Pannella in avanti il linguaggio cambia. Con Grillo cambia totalmente. Grillo ha chiamato Berlusconi psiconano, ha fatto delle cose inverosimili. Quindi dico, come mai oggi 5 Stelle perdono? Perché hanno perso quel linguaggio. Quindi sto dicendo, uno deve decidere come fare attività politica. Quindi non sto a dire che sia giusto o sbagliato averlo fatto. Dico, è il linguaggio di un uomo che non è fascista, ma che cerca di punire dei reati che sono stati compiuti. Bibiano è un altro caso, puoi farlo in un modo o in un altro, ma è certo che qualcuno è stato vittima. Ora, che un politico rivendichi il diritto delle vittime mi pare una cosa lecita. Poi può sbagliare i toni, però è assolutamente lecito. Quindi, se poi quando abbandonano Grillo si vede come finiscono, sono educati come Di Maio e finiscono nel nulla, quindi qualcosa hanno sbagliato loro. Allora, Salvini ha stravinto, giustifica al 45% in Emilia Romagna, è un segnale. Il fine giustifica o no i mezzi nella politica? Chiedo un flash entrambi, perché ora interlochiamo anche con altri ospiti, professoressa. No, assolutamente no, anche se l'andazzo può essere quello. Ed è assolutamente legittimo e, ripeto, doveroso da parte dei cittadini chiedere alla politica di smetterla con questo linguaggio totalmente inappropriato e con questi metodi. Un flash, Vittorio Sgarbi. Ho simpatia per la Fornero, ma ho la sensazione che quello che lei dice richiami una dimensione gozzaniana di un mondo che la politica non ha più, perché il successo di Grillo, di Pannella, di Cossiga e oggi di Salvini indicano dei linguaggi cambiati. Cambierò bene, cambierò il linguaggio. Il linguaggio è un elemento che non può essere giudicato, si misura il consenso, ma non sono atti illeciti, perché vittime ci sono a Bibiano e vittime ci sono state della droga al Pilastro. Per cui sono però entrambi i quartieri in cui Salvini ha perso. È discutibile, ma è una politica, non è un atto di maleducazione. Grazie a entrambi e diamo il benvenuto anche a Marco.